Buongiorno a tutti, oggi siamo venerdì 14 agosto. Come sempre mi fa piacere che posso condividere con voi la parola del Signore. Per questo vi invito ad aprire le nostre Bibbie in Filippesi 3, versetto 13 e 14. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimentico le cose che stanno dietro e protendomi verso le cose che stanno davanti. Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Vediamo qua che Apostolo Paolo sottolinea una parola, premio. Mi viene in mente in questa parola che il significato è un sacrificio di qualcosa che devo ottenere. Ma lui dice che non aveva già ritenuto il premio. Mi viene in mente un esempio dell'atleta. Per esempio, un atleta non può mangiare tutte le cose, non può bere tutte le cose, ma lui si deve allenare tutti i giorni perché ha una meta da raggiungere e di ottenere un premio. Così anche noi, qua l'Apostolo Paolo si riferisce a un percorso di vita verso la santificazione. Infatti lui dice che non aveva già ottenuto il premio, che si riferisce anche al fatto che dobbiamo ogni giorno allenarci di poter arrivare a questo premio. Se noi qualcosa abbiamo sbagliato nel nostro passato, non dobbiamo pensare a questo. Chiediamo perdono al Signore ed andare avanti. La cosa più importante è di non dimenticare il traguardo di arrivare verso la nostra meta. È quello di raggiungere il nostro Cristo Gesù. Infatti, cari miei, oggi chiediamo al Signore il perdono del nostro passato. Chiediamo al Signore che la nostra visione, il nostro percorso della santificazione sia verso di Lui, che possiamo invocare la Sua suprema grazia. Aiutaci oggi, Signore, che noi possiamo avere questa vita di santificazione e di poter aspettare il nostro premio, che è la vita eterna insieme a te. Per questo, cari miei, chiediamo questo aiuto al Signore oggi. Caro papà che sei nel cielo, ti ringraziamo per queste parole che stamattina ci volevi dare. Aiutaci che ognuno di noi può conservare la sua mente, di poter, Padre, essere dentro di noi le cose sacre a te, che possiamo, papà, ognuno di noi percorrere questa meta di arrivare, Padre, al premio che tu hai preparato per noi, questo premio che contiene la vita eterna insieme a te per l'eternità. Aiutaci che possiamo condividere questo e possiamo, Padre, tenerci puliti davanti a te per poter ottenere questo gran premio. Io ti chiedo tutto questo in Cristo Gesù. Amen. Vi auguro un buon giorno, perché oggi è venerdì, un giorno di preparazione, che possiamo aspettare il sabato in Cristo Gesù. Amen.